Possiamo dire anche qualche stupidaggine su YouTube, oltre che su Periscope, praticamente in diretta, perché noi nel momento in cui stiamo registrando siamo anche in diretta, no? Perché molti ce lo chiedono, quindi noi andiamo in diretta, registriamo e poi vita naturale durante, praticamente Senza trucco, ci dovete senza sopportare. Intanto attendiamo gli amici della radio, abbiamo detto che saremmo andati in onda anche di domenica, vigilia di Pasqua, quest'anno va così, e sabato, quindi è un weekend lavorativo. In attesa poi di ritrovarci chiaramente con i nostri cari. Qui siamo ancora in prova microfono, ma anche chi ci segue su YouTube, Vita Natural Durante, bene che sappia, insomma, facciamo. La radio si vede, l'hanno scritto anche su Avvenire recentemente, sono riuniti per dire quello che poi noi diciamo un po' tutti i giorni, che radio è giusto che si veda, perché come fare a meno di queste, insomma, tecnologie che ci sono. Quindi sarebbe veramente un peccato, ecco, ormai con gli smartphone, con WhatsApp, poi in modo particolare, come dire, ci vediamo, no? Tranquillamente, insomma, mia figlia sta in Mozambico come se fosse qui, cose che in altri Io tempi faccio la spesa, quindi. non Ci potevano. faccio la spesa con WhatsApp, Manda gli ordini. sempre. Bene. Intanto, visto che la colazione finisce alle 10, c'è sempre la cliente che arriva. Ci sono quelli che arrivano alle 7 e mezza quando inizia la colazione, ma c'è anche quella che arriva in chiusura, evidentemente se lo può permettere. Buongiorno. E bene, bene, bene. Io cerco chiaramente di temporeggiare perché era giusto per farvi vedere, insomma, che c'è anche per quelli di YouTube, c'è anche appunto questa parte quando andiamo chiaramente in diretta. Abbiamo 30 secondi e poi saremo collegati. Il primo conto alla rovescia, poi tocca il capodanno. Tanto questo è il contesto del Riva. Buongiorno amici di Radio Milano TV, manca un quarto alle 10. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno, Paolo. buongiorno, buongiorno a Paolo tutti. Paolo Meneguz. Meneguz, ti sembra un po', come Il dire, mio quarto eh? Veneto questo. La mia parte veneta. Perché Paolo Meneguz Meneguz. è di. Allora, io sono di Torino, però di origini venete. Mio nonno da piccolo è venuto con la sua famiglia a fare il mezzadro nella zona di Casale, nella zona delle Risaie. E da lì ho conosciuto mia nonna Eccetera, e si è eccetera. Ecco, trasferito in Piemonte. e quindi ecco, si sposta sempre più verso la Francia. Bene, bene, bene. No, no, perché Meneguz poi c'è un cantante, mi Oh, sembra. eh O cioè, sì, c'era, c'è ancora. Ecco, cioè, che sembra quasi meteore, che. speriamo di non fare la stessa fine. Bene, bene, bene. Siamo qui da questo chef che più emergente di così non si può. Qua abbiamo una serie di guide che prontamente hanno segnalato questo chef, che evidentemente i miei colleghi. Anche non colleghi, perché poi quelli che fanno le guide, come dire, fanno un lavoro, insomma, che è quello di andare nei ristoranti, pagare il conto e quindi poi dire quanto vale un ristorante, Assolutamente. un lavoraccio. No, molti pensano che sia un lavoro eccezionale, in realtà, insomma, devo dire, io non lo farei. Ecco, Ci vuole dedizione anche in quello. però c'è chi lo fa e quindi abbiamo qua esposte la guida dell'Espresso con tanto di cappello, noi siamo soliti ormai metterlo. Fuori sempre una cosa un po' tipo Totò, ecco, questo è già un cappello, poi ce ne arriveranno altri. Abbiamo una serie di borsalino che terremo chiaramente lì, perché, come dire, notizie che ci stanno dando. Io vi tranquillizzo sempre, la borsalino in realtà non ha fallito tutto il resto del proprietario, ecco, quindi sicuramente i cappelli continueranno a essere prodotti, perché se Bene. falliscono le aziende che, come dire, tengono anche altro nome dell'Italia, del Made in Italy, in giro per il mondo, siamo finiti. Ecco, quindi sicuramente, insomma, tutto. Poi passiamo da Alessandria e controlliamo. Bene, bene. No, dicevamo col nostro chef, quindi guida dell'Espresso, gambero rosso,
qui una forchetta, numerosa, beh, quasi due. Quasi due. Ecco, quindi 79. Va bene. Motivazione, ci vuole. 79, poi vedo che il touring prontamente. Il touring, ci ha chiamato, Bibenda, siamo al ristorante, il mio ristorante dell'anno per il Piemonte. Ah, beh, niente male, quindi buona, qui loro sono l'ultimo, quindi adesso esatto. siamo sul Golosario, ecco. Sul Gattima Sopra, chiedo scusa, e quindi siamo difesi. E quindi prima di arrivare qua, quindi un poco più di un anno fa, prima di arrivare qui, quali sono state le esperienze? Allora, io ho iniziato tutto quanto in Sicilia, al ristorante Duomo di Sultano, di Ciccio, e poi da lì è stata un susseguirsi di Ragusa di ristoranti, Ragusa Città Ibla, Vecchia. Esatto, poi c'è stato il Pescatore a Canneto sull'Oglio, dalla famiglia Santini, c'è stata Valeria Piccini da Caino, che è una delle mie più grandi maestre, poi da Rina Capatini in Spagna, e mi hanno poi richiamato quasi all'ordine, quasi a Torino. In Spagna dove? Barcellona? Madrid, capitale. Ecco, quindi la città che non si ferma mai. Non ci fermavamo mai neanche noi. Qual era il ristorante? Ristorante Club Bayard. Club Bayard? Era un club privato che poi è diventato un ristorante. Ah, quelle cose che si possono fare solo a Madrid, tipo di Verso, queste cose. E poi è diventato un ristorante aperto al pubblico, che lì è cominciato a prendere le stelle. Ah, bene, ci faremo bene tornare a fare un giro appunto a Madrid, a vedere perché Madrid poi è stata la prima città in Spagna a ottenere con un ristorante 3 stelle misto, dopodiché le stelle, adesso le 3 stelle a Barcellona, immagino che il prossimo anno ce ne saranno 2 a questo punto, perché poi sono quelle città che se fa una cosa uno lo devono fare tutte, sono gli standard, ecco, quindi quando si scoprono i meccanismi, gli standard. No, magari emulazione no, però come stimolo è una bella cosa, perché si sale il livello, cresce il livello. Quindi Barcellona, da città che aveva solo ristoranti e una stella, ne ha avuti alcuni con 2, che molto probabilmente passeranno a 3 a questo punto, e 2 stelle, chi se ne frega? Li lasciamo a Courchevel, che sta poco più in là andando qui da Monforte d'Alba. Bene, quindi ecco, un bel curriculum questo chef, che nel giro degli chef, che sono anche poi quelli che abbandonano i ristoranti, ne riaprono, no? Gli chef romagnoli, che hanno lasciato uno spazio in Romagna colmato da 2 stelle Michelin della Magnolia, Cesenatico, esatto. Alberto Faccani. Bene, quindi complimenti. Beh, la cucina chiaramente presentata così poteva essere solo valida. Ecco, quindi faccio i complimenti a questo ristorante, che tra l'altro ha superato anche... Quando avete aperto esattamente? 1° ottobre dell'anno scorso. Quindi cos'è, proprio in periodo di tartufo? Ecco. Non so se inizia a fare le cose proprio bene oppure no. Quindi siamo partiti a bomba. Ma il tartufo è il peggiore nemico dello chef? Può esserlo. Che quest'anno poi vuol dire, avete vinto voi. Hanno vinto i cuochi, il tartufo, ecco. No, perché pensano a Milano, da altre parti, dove ieri mi hanno mostrato, tra l'altro, due belle pepite, pensano appunto che qua chiaramente, insomma, invece in realtà il mercato detta legge. Certo, il mercato detta legge. Quest'anno è stata un po' un'annata cattiva. Pubblicizzato un po' troppo questa cosa, tartufi ce n'erano, tartufi erano buoni, non in quantità come le altre annate, ma bisogna anche un po' adattarsi. Sono stati spalmati anche all'estero, esatto. Credo che la nostra zona, la zona delle Langhe, debba anche diventare, grazie a noi, forse grazie alle nuove generazioni, a chi ha già fatto tanto lavoro nella ristorazione, un motivo in più, e non soltanto il tartufo e i vini, ma anche quello che fanno gli chef per venire a trovarci in Langhe. Qui tra l'altro siamo in un albergo, in un vino resort. Esatto. Ecco, facciamo gli italiani, perché poi c'è una proprietà che arriva direttamente, non so se da Praga, comunque dalla Repubblica Ceca. Dalla Repubblica Ceca. Sì. E quindi un investimento qui a Monforte d'Alba con i vitigni. Tra l'altro ho scoperto che c'è un Sauvignon Gris. Sauvignon Gris, è vero, perché qui ce l'avete. Tutto quello che tu trovi, magari non risulta, però qui c'è una una piccola produzione che va a fare il vostro vino bianco. Sì, il nostro Langhe bianco, il nostro, i ragazzi che lavorano in cantina.
Ecco, tutta una grande famiglia. Ecco, perché poi come se fosse il nostro. È nato un albergo, c'è anche una spa, quindi abbiamo tutte le cose, chiaramente le docce, le vasche, sia all'interno che all'esterno, sì. Quindi per l'estate. Sì. E quindi come ricorda questa partenza di un annetto fa, quindi proprio quando parte la stagione, diciamo, del tartufo? Beh, intensa, anche perché c'era una squadra da preparare e non avevo mai lavorato insieme, era la mia paura, perché bisognava lavorare, ma è andata molto bene. E poi quest'anno sono arrivati i primi risultati, quindi direi che il primo bene, anno piatti, passato... Piatti chiaramente a base di tartufo, c'è un menù del tartufo. C'è anche un menù del tartufo, appunto per gli ospiti che scelgono di avere il tartufo sui loro piatti, altrimenti appunto i piatti che studiamo puntualmente in cucina con prodotti di zona, perché credo tanto nei produttori non soltanto piemontesi ma anche della provincia di Cuneo, quindi stiamo molto vicino e nei piatti si riflette molto questa cosa. Ecco, anche perché agriturismo immagino che significhi anche che sono i vini e poi ci sono anche i prodotti di produzione propria. Esatto. E quindi abbiamo anche il nostro noccioleto qua sotto che ci dà, come ti ho assaggiato questa mattina a colazione, nella torta, nelle preparazioni di ieri, abbiamo una nocciola che utilizziamo su tutto il menù, sui piatti, in varie preparazioni, dolce e salato, e giochiamo su queste cose, più un piccolo orto che adesso è in letargo. E poi le erbe selvatiche, quindi mi piace girare, raccogliere quello che la natura ci offre e riutilizzarle all'interno dei piatti. Poi pesca anche qualcosa, mi dicevano. Lei è anche un pescatore. Sono appassionato pescatore, ma non basta quello che prendo. Cosa si pesca qua attorno? Qua attorno, principalmente in montagna, trote, salmerini, scendendo un pochino sono dei barbi in pianura, ma... Per prima cosa, la premessa è che non porto mai niente a casa, rilascio sempre, sì. Perché l'equilibrio dei fiumi ormai è instabile, e poi perché comunque non basterebbe quello che pesco. Comunque predilige comunque il pesce, diciamo, di acqua dolce? Prediligo il pesce di acqua dolce, utilizziamo anche in certi periodi dell'anno il baccalà, comunque dei pesci che siano consoni, che siano all'interno del loro ambiente, quindi di quello che era il Piemonte, di quello che è il Piemonte. Se vogliamo pesce di mare, la Liguria è qua dietro. È come se, certo, certo. Quindi il gambero rosso di Sanremo... Il gambero rosso di Sanremo in carta non c'è e non ci sarà. Non c'è stato finora e quindi sarà. È una cucina, diciamo, alpina, poi alla fine, no? Questa cucina che si fa anche nella vicina Savoia, che poi rende celebri gli chef, perché poi magari sono prodotti... un po' più semplici, chiaramente vanno chiaramente manipolati senza rovinarli, certo. Chiaramente dagli chef, quindi bene, complimenti. Grazie. Allora spieghiamo Fre, che non è già un ristoratore, che potrebbe, sembra una cosa da giovane ristoratore. No. Ecco, questo il Fre è il piemontese per il fabbro, e il fabbro è chi abitava questa cascina ancora prima di noi, ancora prima delle precedenti proprietà. Ed è il legame con la tradizione, quindi il legame con chi c'era prima. E abbiamo ripreso, siccome appunto l'azienda si è rinnovata, abbiamo ristrutturato tutto, sono entrate delle nuove cose, la spa, abbiamo scelto questo legame col passato che è il Fre. C'è nei chiodi sul tavolo, c'è nei materiali essenziali. È carino il cuoio. Ecco, questa non ciotola. Siamo appunto su tutto quello che è materiale, quindi toccare l'essenzialità dei materiali e togliere il superfluo e dare valore alle materie. Mentre il nome dell'hotel, dell'agriturismo hotel, non sono le stelle praticamente della categoria alberghiera, no, è una sorta anche di mora storica, se vogliamo. E ecco, Reva Vino Resort, sì. Reva. Anche lì c'è chiaramente un'origine. Sì, lì c'è un'origine che invece è legata, alla Repubblica Ceca. Reva vuol dire grappolo in ceco. Andiamo dal caro Janacek, questo grande compositore, poi ne parliamo magari, ci potremo un giorno il proprietario. Lei sa che a Musen c'è un ristorante che nel giro di 2 anni, proprietà ceca,
anzi meno di 2 anni, ha ottenuto 1 e poi 2 stelle. Stiamo parlando del Paloma, speriamo insomma porti bene. Ecco. Perché no? Perché no? Ecco, ecco. Bene, bene, ma di dell'Europa dell'Est, di Russo, cosa c'è qua? Nulla. C'è veramente poco. A parte questo... A parte il nome c'è veramente poco. No, è stata data importanza molto a quello che è l'Italia, a quello che è il Piemonte soprattutto, materie e le scelte anche architettoniche, tutta quella che è la struttura, nei vini e nelle persone che ci lavorano, perché siamo tutti ragazzi giovani, siamo piemontesi o adottati piemontesi, quindi una famiglia. Tutti insieme. Bene, piatti, quindi parliamo di un piatto, di cosa possiamo parlare? Lei usa ad esempio fra i pesci, diciamo, forse non del posto, anche se comunque di acqua dolce, l'anguilla. Ecco, sì, ecco, uso l'anguilla. Ci spieghi? Uso l'anguilla, ho iniziato ad utilizzarla quando ero dal pescatore. Qua c'era una tradizione di pesca e di consumo dell'anguilla, soprattutto nella zona del Sottorinese e Villafranca Piemonte, c'erano allevamenti, ci sono tuttora ma non sono altrettanto sviluppati quanto lo erano secoli fa. Il re mangiava l'anguilla, gli piaceva molto mangiare l'anguilla, e oltre a quelle delle valli di Comacchio, che erano i capitoni, quelli più cresciuti, prendeva l'anguilla anche. Quindi non solo la finanziera. Non solo la finanziera, non solo la finanziera. E l'anguilla mi piace perché è uno dei pesci più versatili d'acqua dolce, puoi fare dal carpione, la griglia. Poi siamo praticamente sotto Natale, cioè vigilia di Natale, c'è la femmina che è più grande, esatto. È il capitone. Ricorda, ci riporta a Natale, e in questo caso è servita con questo tagliolino. Tagliare. Sì, i classici tagliari piemontesi con questa salsa alla cicoria amara e poi l'anguilla che viene laccata un po' in stile giapponese, ma è rivisitato col Piemonte, quindi mosto cotto e aceto di vino Barolo e laccata e poi sul piatto ad equilibrare le note amare con quelle grasse e dolci. Un altro piatto che le viene in mente, che la finanziera ad esempio? La finanziera ci sto lavorando perché non voglio cadere nella banalità, anche ancora, se una può avere delle speranze la finanziera, il gambero rosso tanto caro a Paolo Conte, no? Perché quelle facce un po' così che abbiamo anche noi che ci svegliamo la mattina, chiaramente siamo ancora un po' stravolti chiaramente sul gambero, insomma, e non sono preparati. La finanziera ci sto lavorando, ci arriveremo. Per il momento andiamo su altre ricette. Il raviolo che avete parlato ieri sera, il raviolo quello con il Castelmagno, buonissimo, ah, perché si dice il Castelmagno, ecco. Ecco, il Castelmagno, abbiamo questi 10 ragazzi, questi Desmartin che producono il Castelmagno su a Valliera, diciamo pochi chilometri, siamo... sì, un'oretta di macchina, un'oretta è qualcosa, e ho scelto di dare valore a questo prodotto con la ricetta dei plin, che all'occhio è un plin al fondo bruno, sì. All'olfatto è una cipolla cotta al forno con la fonduta, quindi è un po' questo il gioco. Sono quasi 2 piatti in uno alla fine, ecco, quindi mangi 2 classicissimi di queste parti. Ecco, esatto, esatto. Qui siamo in Alta Langa, come si chiama questa zona? Siamo ancora in Langa. Siamo ancora in Langa. Tra l'altro fra i vini, se mi posso permettere, questo bianco è notevole, poi che sappia veramente di, abbiamo detto, Sauvignon Gris. E quello è tutto da vedere, è un buonissimo vino, sembra quasi bere un vino rosso, una consistenza, ma c'è anche il vino, insomma, c'è anche la mattina, tra l'altro colazione, perché è un metodo classico, sì. è uno spumante con Pinot Nero. Ecco, quindi viene prodotto anche questo, e mi è sembrato uno degli ottimi vini, ecco, della produzione qui l'azienda si chiama chiaramente Reva. L'azienda come l'albero, quindi c'è un'etichetta che è quella, poi modificano chiaramente i vari vini. C'è anche un dolcetto che andrebbe provato, forse più nell'aperitivo, visto che io l'ho provato alla fine, giusto per completare
la gamma, li ho bevuti tutti, non penso mi sia sfuggito nulla, anche un Barolo Chinato di alcuni amici che sono qua, che mi hanno detto pure di andare, cioè, immagino, vi volete bene. Ecco, sì, quindi, sì, sì, sì. Anche perché poi questo Barolo Chinato, che è una componente di Barolo, che tra l'altro viene prodotta da Riva, in terreni in zona Barolo, cioè quindi questa azienda, oltre ad essere voi, oltre ad essere Monforte d'Arda, sì, avete il patron, ha acquistato dei terreni che permettono la produzione del Barolo, perché qua siamo un passo fuori dalla zona del Barolo. Esatto, quindi ecco, esiste una produzione del Barolo e quindi nel Barolo chinato si aggiunge la china con delle ricette da farmacista, e il farmacista quindi di Monforte d'Alba, c'è pure un albergo, mi dicevano. Ecco, io poi sì, lui collabora ancora con un'altra azienda che sono altri amici nostri. Esatto. Sì, sì, è un'alchimia. Quindi è il vino a dessert in attesa, chiaramente, che si decida di fare qualcosa anche qui. Non so se lei conosce i progetti di futuri vini. Abbiamo il passo lungo, ma ben deciso, quindi ci arriveremo. Ecco, il suo dessert, visto che abbiamo toccato il tasto. Il cacao. Cacao. Beh, cacao, siamo in stagione e mi piaceva un po' la memoria, quella che era la crostatina che mangiavamo. Mangiavamo quando eravamo da bambini e quindi appunto è una crostatina di pasta di melica, di mais, pugnà, ricotta e questa marmellata di cacao sopra che va a ricoprire. Una nota di limonina molto fresca, il sorbetto di cacao per dare ancora più freschezza, sgrassare e grassare la ricotta. Inverno. E lo chef, io lo dico sempre, si vede dal mattino. Eccolo qua, abbiamo appena provato la colazione. Tra l'altro c'è una chicca che non avevo mai notato in nessuna parte, non è neanche una cattiva idea, devo dire, dopo aver anche provato fra le nuove stelle Michelin Glam a Venezia, che è appunto la carta, cioè il menù con dei piatti che si possono consumare anche, certo, a colazione. Chiaro, c'è il buffet, certo, in questo caso, e quindi tutto il necessaire. E poi ci sono delle uova, c'è anche una trotta, tra l'altro, fumicata. C'è una trotta fumicata, ecco, ci sono le due versioni di uova. Ecco, quindi c'è una carta, un pochino più sostanziale. Un menù dove chiaramente ci sono i prezzi di questi che non sono, esatto, neanche degli extra, perché in realtà c'è extra un euro. Io chiaramente quando ho visto questa carta mi chiedevo, anche perché io ho fatto di extra, mai, insomma, sono abbastanza pratico e ho capito che se vuoi un uovo strapazzato te lo fanno, il costo chiaramente è l'impazzimento chiaramente di un euro, se chiaramente non approfitti delle uova sode, chiaramente vengono messe sul buffet, ma poi potremmo chiedere qualsiasi cosa, dei formaggi se non ci sono chiaramente sul buffet e il cliente chiede, quindi è questo un euro, lei vengono in mente altre cose che come dire, di... se uno non si accontenta di quello che chiaramente adagiate sul tavolo, diciamo delle colazioni, no, normalmente nient'altro. Normalmente tra il buffet e quella che è la carta, i piatti che si possono scegliere la carta, i clienti si accontentano, anche perché è improntato, è un buffet poco internazionale, è ambientato molto, molto in là, sono prodotti della zona, sono prodotti fatti da noi. E vogliamo puntare su questo, appunto. Non c'è il salmone che deve esserci normalmente negli hotel, c'è la trota fumicata, non ci sono i formaggi freschi spalmabili, c'è la tuma di Molazzano, e quindi giochiamo su questa cosa. Per trovare un po' il nostro angolino. E il pane? Il pane delle colazioni ce lo fanno questi ragazzi di Gogliani, hanno un forno a legna, loro lavorano soltanto con lievito madre e farine biologiche. E ci danno una mano anche perché altrimenti soltanto con il ristorante al pane del ristorante ci pensiamo noi, a quello delle colazioni siccome c'è molta più richiesta ci pensano loro, ci danno una mano e è stata una facile scelta una volta provato il loro pane. Bene, intanto si ripeteranno o comunque ci saranno anche, come dire, col nuovo anno a questo punto, nel 2018, delle serate a quattro mani, sì, o a più mani, non so. Se... 4-6, ecco. Non mi piace chiamarle tanto, dettagli lo standard di serata a quattro mani. L'idea, ecco, è quella che i miei amici che hanno lavorato con me, che ho conosciuto. Chi sono stati finora? Allora, fino adesso abbiamo avuto Cristian Mandura del Geranio, che è un
caro amico qua di Chieri. Geranio scritto in italiano. Geranio all'italiano. L'altro sarebbe sì. Il geranium sì, esatto. Di Copenaghen. No, lui è Chieri. E dopo di lui Gianluca Gorini, che era anche una... Che ha appena aperto poi un ristorante, non so se lei è già andato. Che ha appena aperto da Guarini, non ha avuto modo. San Piero in bagno, dove c'era il gambero rosso. Ecco. Esatto. Poi non so se utilizza anche...